11ª edizione di Art and Law Conversation. Quest'anno abbiamo messo al centro il collezionista, e quindi che cosa significa collezionista? Significa collezione, quindi come gestire, valorizzare e passare ai propri eredi la propria collezione. 2000 spunti, tantissimi i professionisti ovviamente che hanno parlato di questo argomento, che poi è il centro del mercato dell'arte, e anche tantissime persone in sala, numerose le domande. Abbiamo parlato, credo, due ore e mezza di conversazione, quindi davvero una lunghissima chiacchierata su questo tema, il collezionismo, la collezione, come trattare la collezione anche dopo di noi. Questa sera ho parlato dei patrimoni artistici di famiglia. Siamo partiti dal gesto del collezionista e abbiamo capito come mai i patrimoni artistici di famiglia sono così importanti, sia da un punto di vista sociologico, sia da un punto di vista giuridico. E abbiamo poi analizzato il primo passo, cioè quello della catalogazione e dell'inventario, chiamata anche due diligence. Siamo arrivati poi a enucleare i lati positivi e negativi della fondazione del trust, così come i contratti fondamentali a tutela del passaggio generazionale. Questa sera mi sono occupato del gesto del collezionista, non tanto sotto il profilo giuridico, fiscale e le problematiche adesso connesse che sono state trattate dai miei colleghi, ma ho cercato di dare un inquadramento antropologico, psicologico ed artistico del gesto del collezionista, svolgendo un excursus storico sul collezionare applicato all'essere umano, e quindi una storia del perché si colleziona, del come si colleziona, dei suoi risvolti psicologici ed intimistici, tra virgolette, e dell'applicazione che il collezionismo ha avuto nell'arte. In che senso? Nel senso che svariati artisti che ho elencato, enumerato, fondamentalmente dall'inizio del 1900 a tutt'oggi, utilizzano la collezione d'arte come opera d'arte, quindi collezionano oggetti, memorabilia o storie e cimeli della propria attività per realizzare vere e proprie opere d'arte separate. Abbiamo poi trattato del futuro auspicato del collezionismo e quindi della sua storia, della sua evoluzione futura, e abbiamo riconosciuto con altri relatori e con la presentatrice la necessità di un substrato culturale che deve evidentemente sottostare ad ogni scelta di collezione e d'arte. Allora, questa sera ho parlato dei vincoli culturali di collezione, i vincoli culturali nel senso di quando la collezione viene dichiarata di interesse culturale, quindi viene vincolata in toto, e ho fatto alcuni esempi come la collezione Eco oppure la collezione Peggy Guggenheim. Ho parlato anche di come la collezione e vincoli culturali creano delle conseguenze anche sul collezionista nella modalità di gestione di questa proprietà. Durante questa serata interessante abbiamo avuto modo di parlare di vari aspetti, da quelli giuridici a quelli legali a quelli del mercato. Io ho trattato indicativamente quelle che sono le condizioni attuali dell'evoluzione del mercato dell'arte a livello internazionale e i suoi riflessi a livello nazionale. Stiamo vivendo un momento particolarmente interessante e anche critico, perché a livello dei grandi investimenti oggi abbiamo un riflusso abbastanza pesante dei volumi e dei prezzi, ma d'altra parte tutto questo è figlio di una esagerazione che abbiamo avuto nel passato. Indubbiamente è un momento di sanificazione del mercato, e quindi lo osserviamo con attenzione, perché probabilmente da questo sorgeranno i semi di un nuovo sviluppo. Noi stasera abbiamo affrontato quali sono quelle attività che aiutano il collezionista a decidere sul passaggio generazionale della sua collezione. Il collezionista ha varie possibilità: lasciare la collezione in famiglia, dividerla tra gli eredi, utilizzare degli istituti, fare un museo privato con una fondazione, un trust, utilizzare magari un istituto che già c'è, una società semplice, come strumento di trasmissione della collezione, fare una donazione modale. Ma tutte queste attività il collezionista le può, deve decidere unitamente chiaramente alla sua famiglia e ai suoi desiderata, ma anche con l'ausilio di un'attività di organizzazione della collezione in maniera ordinaria e straordinaria, quindi andare a recuperare tutta quella documentazione necessaria per individuare effettivamente come è composta la sua collezione e quali documenti la sua collezione ha. Abbiamo parlato appunto tutti i documenti di provenienza, di autentica, di
di attività di prestiti della collezione, ci siamo fissati e soprattutto l'attenzione su tutti quei documenti di circolazione che sono molto importanti, poiché qualora l'opera venisse da un mercato estero, viene importata in Italia con un certificato di CAS o di CAI in base al paese di provenienza, che devono essere che hanno una durata di 5 anni, quindi devono essere rinnovati ogni 5 anni, se no il bene cade nel diritto italiano e quindi poi sarà soggetto alla richiesta di attestato di libera circolazione e il rischio del procedimento di notifica. Questa sera abbiamo approfondito gli strumenti giuridici per la trasmissione generazionale dei patrimoni artistici, ossia quegli strumenti che l'ordinamento italiano mette a disposizione del collezionista per poter pianificare la trasmissione sia mortis causa sia inter vivos del proprio patrimonio artistico, e quindi abbiamo passato in rassegna istituti come la fondazione, il trust, le società ad hoc, il family art charter, tutti strumenti differenti fra loro ma accomunati appunto dal fatto di poter dare una risposta al collezionista nella pianificazione, valorizzazione e gestione del proprio patrimonio artistico, differenziandosi tra strumenti che dispiegano la loro efficacia dopo la morte del collezionista o che possono essere proprio istituiti anche per testamento, e altri che invece iniziano a produrre effetti sin dalla vita del collezionista, con possibilità dunque anche di modificare sulla base delle sue esigenze quella che è la pianificazione della propria collezione. Abbiamo parlato della variabile fiscale, che ovviamente è l'ambito di cui io mi occupo, e soprattutto chiamiamole novità o prospettive, perché novità sarebbe eccessivo, che il mondo dell'arte vede all'orizzonte proprio attraverso la legge delega, legge ormai dell'agosto scorso, quindi del 2023, che però non ha ancora avuto i decreti delegati. Quindi si è fatto anche un po' un'analisi della parte giurisprudenziale attuale in modo, devo dire, molto veloce, ma diciamo cercando di sintetizzare i punti principali. Quindi il quadro che ci attende è un quadro, da un lato, che dovrebbe garantire una maggiore certezza del diritto in ambito tributario nel settore specifico dell'arte, ovviamente, che è sempre apprezzabile, anche se non sarà semplicissimo, in quanto ad oggi la legge delega fornisce dei criteri un po' sicuramente corretti da un punto di vista logico, ma molto soggettivi e quindi in parte opinabili e poi da valutarsi caso per caso, cosa che evidentemente rende meno certa poi l'applicazione da parte degli operatori, collezionisti, mercanti d'arte piuttosto che investitori del genere. E poi diciamo, abbiamo chiuso con due battute sul tema delle criptoattività e quindi della criptoarte, sempre dal punto di vista dei profili fiscali. Abbiamo parlato della manutenzione programmata per le opere d'arte e per le collezioni in generale. E lo stato dell'arte in Italia non è troppo, come dire, troppo florido in questo senso. Altri paesi sono davanti a noi, tipo l'Inghilterra, anche la Francia e il Giappone. E negli Stati Uniti invece c'è una situazione molto frammentata. L'Italia ha tanto da imparare dai paesi nordici, perché hanno una tradizione anche di manutenzione molto più importante, e quindi sarebbe il caso che il legislatore andasse a vedere, insomma, cosa fanno nel nord Europa e cercasse di porre rimedio alla situazione che noi abbiamo oggi in Italia. Il convegno di oggi è senz'altro una di quelle occasioni utilissime per sensibilizzare e approfondire alcuni temi fondamentali per la gestione delle collezioni pubbliche e private. Partire dalla conoscenza, passare dalla prevenzione, affidarsi a delle professionalità che in questo ambito hanno conoscenza ed esperienza è un po' la base di quello che abbiamo voluto approfondire oggi. Un network di professionisti, dal legale al fiscale all'operatività della logistica, che oggi ho voluto rappresentare e un po' approfondire, sono la formula per una gestione consapevole e una tutela per il passaggio e la trasmissione delle collezioni d'arte. Prossimo anno, dodicesima, quindi veramente una lunghissima chiacchierata che oramai si snoda attraverso il tempo. Abbiamo affrontato moltissimi temi che riguardano il collezionismo, il mercato dell'arte, la giurisprudenza. Vedremo il prossimo anno che cosa Art and Love Conversation riuscirà a tirare fuori dal cappello.